Il nostro paese è una tradizione di aiutare le persone anziane, quindi è un piacere per aiutare e sentire che siamo un po' utili alla comunità. Sentirsi utile ed integrarsi con la popolazione sono i mattoni con cui a Bibbiena si costruisce una comunità accogliente verso i richiedenti asilo. L'idea dell'associazione Taoma, che ospita 34 migranti, è stata quella di occupare il loro tempo con il volontariato. La spesa per gli anziani è stato il primo pensiero. Vieni a casa mia perché abito proprio davanti, attraversiamo la strada e poi dopo mi lasci a casa mia. Sì. Al servizio si accede mediante una telefonata, mediante una richiesta. Chi avrà bisogno di essere prelevato da casa verrà prelevato da casa con il nostro pulmino e accompagnato a fare la spesa. Dopodiché verrà riaccompagnato a casa e le buste verranno portate direttamente al domicilio. Chi invece se la sente già di arrivare al luogo di acquisto, semplicemente ci darà appuntamento lì, noi lo accompagneremo durante tutto l'iter della spesa e magari nel porre e riporre le buste direttamente nella macchina. Lo faccio gratuito con la chiaro aperto, senza chiedere niente di soldi, noi lo facciamo gratuito. I ragazzi portano il peso, ne portano tanti di pesi, fisici e morali, e in questo caso è un peso che può sollevare una parte della comunità, che è una parte molto importante e che è una parte molto colpita dalle informazioni che vengono date e che viene limitata da una paura che non sempre è corretta, e questo è un modo per uscire dalla paura e far sentire anche più leggeri gli anziani, non solo da un punto di vista fisico ma anche emotivo. Grazie, grazie tanto. Grazie a lei, è stata bravi. Ciao. Arrivederci.